come è andato il corso di lingua e cultura africana? È andato bene perché abbiamo avuto la partecipazione di tanti giovani che, pur essendo in giornate feriali, hanno partecipato regolarmente mattina e pomeriggio, e quindi è stato un corso che ha presentato gli elementi delle varie culture africane, perché in Africa non c'è solo una cultura, e poi naturalmente anche la lingua Kiswahili, in quanto è una lingua parlata in tantissime zone dove noi abbiamo dei progetti. E allora abbiamo preferito quella lingua ad altre. Abbiamo avuto dei relatori molto bravi, secondo noi, che hanno veramente suscitato l'interesse, la curiosità, il dialogo anche dei partecipanti. Prossimi incontri, cosa avete in programma? Prossimo incontro sarà molto importante, un convegno il 24 novembre su giovani e volontariato. Si terrà sempre? Si terrà a Duristano, all'Isotteggio. Aperto a tutti, speriamo di avere anche delle partecipazioni di persone che arrivano dai paesi, diciamo dall'Africa e dall'America Latina. Speriamo di avere anche di questi ospiti che arricchiranno il nostro progetto. Maggiori informazioni sul vostro sito? Sì, sul nostro sito, e poi faremo sapere a tutti questo convegno, la data.